Ciao ragazze e ragazzi e bentornati al Bar della Fotografia. Oggi ci troviamo a Soresina presso Filanda Pregiata Rental Studio e abbiamo gradita ospite Valentina Bissoli che ci racconterà oggi che cosa è venuta a fare qui presso gli studi e che cosa fa nella vita. Beh, io oggi sono qui per fare uno shooting d'eccezione con un team favoloso, Beautical Plus. Quindi ringrazio tutto questo staff per insomma questo bellissimo servizio fotografico che vedrete insomma presto su diversi canali. E per me è un onore essere qui, è un piacere perché è una location veramente molto suggestiva, molto particolare, quindi sono rimasta da subito molto affascinata da questo contesto un po' fuori dalle righe, diciamo, un po' sognatore, libero. Sognatore. Bene, raccontaci cosa fai nella vita. Allora, io nasco come modella, diciamo che il mio percorso nella moda non è stato all'inizio molto semplice, in quanto ho avuto sempre delle forme molto prorompenti, per cui molto spesso sia i miei agenti che le agenzie volevano che io magari mi conformassi a un determinato canone, e invece io ho sempre valorizzato me stessa, io ho sempre puntato sulla mia unicità e nonostante le mie forme comunque ho avuto una carriera, una buona carriera, e anzi questi apparenti difetti poi sono diventati i miei punti di forza, quindi è una bellissima riflessione anche sull'accettare se stessi e certo. Amarsi per quello che si è. Benissimo. E alla fotografia ti sei avvicinata per caso, nel senso che è stato un traguardo che tu volevi raggiungere? Raccontami. Allora, la fotografia all'inizio è stata un po' una scoperta, perché da modella ovviamente sei sempre al di là dell'obiettivo, per cui il fotografo ha una visione e la modella ne è un'altra. E diciamo che il mio interesse fotografico è nato un po' in un secondo tempo, parlando con i fotografi, confrontandomi con loro, e grazie anche al mio lavoro di pubblicista, infatti tra l'altro oltre alla modella scrivo per un blog su Lux Gallery, questo mi ha permesso poi di approfondire determinati temi, conoscere determinati fotografi anche che hanno fatto la storia della moda, e quindi apprezzare la fotografia anche da un punto di vista proprio estetico, più non so, più approfondito, più studiato, non so come spiegare, però come dire, farmi una cultura su proprio lo stile, certo. Diversi modi della luce, dell'estetica, insomma tante cose. E hai mai provato ad andare dietro la macchina fotografica? Allora, ti piacerebbe? Allora, ho provato, però non sono una bravissima fotografa, ammetto, perché le proporzioni non sono proprio il mio forte, però diciamo che ma tante volte le proporzioni diverse sono quelle che creano appunto uno stile. No, no, quello sì, però diciamo che come fotografa potrei risultare un po' Picasso, no? Nel senso, mi sto impegnando, diciamo che mi piace più stare dall'altra parte dell'obiettivo fotografico, però non si sa mai, magari un domani oltre la teoria, magari poi mi diletterò anche nella pratica, non si sa mai, quindi oltre a studiare i fotografi, quelli che hanno fatto un po' la storia, magari potrò... Qual è il tuo preferito? Herb Ritts. Grande. È stato un grandissimo, perché ha scattato le icone che ancora oggi fanno parte un po' del panorama della moda internazionale. Fanno scuola ancora. Esatto, quindi esatto. E lo faranno ancora per molto. Bene Valentina, io so che tu hai fatto un articolo sul rapporto fra modella e fotografo, parlacene. Un rapporto d'intesa, sembra quasi, detto così, una cosa un po' diciamo particolare, però secondo me tra modella e fotografo si instaura proprio un rapporto d'intesa, di feeling. Deve esserci comunque una connessione, talvolta anche una sorta di innamoramento tra modella e fotografo, perché comunque nello sguardo, nel movimento, certo.
deve crearsi quel colpo di fulmine che poi permette alla modella di tirar fuori il meglio di sé, perché altrimenti se non si crea questo legame, secondo me rimane un servizio fotografico vuoto, dove non c'è anima. E invece secondo me proprio attraverso questo importante legame, connessione, si instaura quella fiamma, quella scintilla che poi porta la foto e lo sguardo, insomma, a essere la fotografia per eccellenza. Quindi. Bene, grazie Valentina per questo tuo intervento. Spero di vederti ancora qui a Filanda Pregiata Rental Studio, magari approfondiremo ancora certo. Altri argomenti. Ai nostri amici del Bar della Fotografia ricordo che sotto in descrizione ci sono i riferimenti ai canali social nostri e di Valentina. Grazie. Se volete lasciare un commento, fatelo pure, ricordatevi di iscrivervi al canale se il canale ha iscrizioni, riesce a vivere, e attivate soprattutto la campanella. Grazie mille. Grazie a voi. E alla prossima. E ciao!